Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi non sono sola, come vedete, sono con la mia tartaruga di peluche. La avvicino così la vedete meglio, vedete ha questi occhioni grandi, poi ha il suo guscio, ovviamente. E perché sono con la mia tartaruga oggi? Perché ho pensato di realizzare un piatto particolare, quindi una ricetta particolare. Voi vi starete chiedendo, ma cosa c'entra la tartaruga? C'entra perché se io vi dicessi che ho fatto un risotto in crosta, ma non in crosta classica, ma in crosta di tartaruga, voi che cosa mi rispondereste? Direste, oddio, povera tartaruga. No, perché in realtà io non ho usato una tartaruga vera, ma ho usato semplicemente della pasta sfoglia per fare un risotto in crosta di tartaruga. Andiamo a vedere insieme come si fa. La prima cosa necessaria, ovviamente, è il risotto che vi è avanzato. In questo caso si tratta di un risotto di zucca, però veramente potete utilizzare qualsiasi tipo di risotto voi abbiate fatto. Adesso la preparazione è semplice di per sé perché vi serve solo ed esclusivamente la pasta sfoglia base. Quindi potete comprare una pasta sfoglia già fatta, fate ancora prima, io però in questo caso vado a realizzarla. Quindi la pasta sfoglia la realizzo così. Vado a mettere della farina, più o meno fate conto 2 etti di farina, 2 etti e mezzo di farina, la vado a mettere nel mio contenitore. Poi dovete andare a mettere semplicemente un pochino d'olio d'oliva. Andate a mescolare la farina con l'olio d'oliva. E poi aggiungete un pochino di acqua. Ecco, a questo punto lo vado a trasferire sulla carta forno e continuo ad impastarlo un pochino a mano. Adesso che avete ottenuto la pasta sfoglia, dovete andarla a dividere in due. Quindi andate a fare un pezzettino più piccolo, quindi non in parti uguali, un pezzo più piccolo e un pezzo più grande. Adesso dobbiamo andare a stenderla con il mattarello. Adesso che avete steso la pasta, dovete andare a mettere qua sopra il risotto che è avanzato. Vi aiutate con una spatolina per i dolci perché dovrete andare a creare una specie di montagnetta. Quindi andate a unire i bordi in questo modo e create una montagna così. Ovviamente il risotto deve essere freddo. Adesso che avete ottenuto una montagna di riso, prendete una rotellina oppure un coltello, come volete, e andate a tagliare, praticamente il contorno lasciando 1 cm di bordo. Quindi fate una cosa di questo tipo. Ecco, vi resterà una cosa del genere. Adesso questa noi la andiamo già a mettere all'interno del tegame, così per semplicità poi l'abbiamo già sistemata al suo posto. Così. Adesso questa la mettiamo un attimo da parte e andiamo a stendere anche l'altro pezzo di pasta. Adesso dovrete prendere un coltello con la punta sottile. Andare a disegnare sulla pasta senza tagliarla, però soltanto andarla ad incidere leggermente sulla superficie delle righe in questo modo, in diagonale così, e poi andate a fare la stessa cosa dall'altra parte, quindi sempre righe in diagonale. Poi ve la avvicino, vi faccio vedere con lo zoom. Dovrete ottenere una cosa di questo tipo. Ecco, vedete che ci sono delle righe in diagonale. Dovrete proprio ottenere un disegno di questo genere sulla pasta, facendo attenzione però a non tagliarla troppo.
Adesso andiamo a prendere il tegame nel quale avevamo già messo il nostro, la nostra montagna di riso. Adesso andate a prendere la pasta che avete inciso e la andate semplicemente a posizionare sopra, così. Adesso, considerando che il bordo è più grosso, dovrete andare a pareggiare. Tanto andate a schiacciare prima di tutto i bordi con quello di sopra con quello di sotto, in modo che aderisca, così. In questo modo qua. Adesso con la rotellina andate a tagliare, lasciando come bordo appena, io dico, meno di un centimetro, deve essere proprio un bordo sottile, e andate a tagliare in questo modo, così, con la rotellina. Togliete l'avanzo della pasta, andate a schiacciare ancora un pochino in modo che non si stacchi, ed è pronto il guscio della tartaruga. Adesso quello che dovete fare è andare a creare la testa e le zampette. Quindi, per creare la testa, vi basterà prendere un pochino di pasta, di quella che è avanzata, e andare a creare una pallina, proprio una pallina di pasta. Andate a creare in questo modo, arrotolandola così tra le mani, e questa sarà la testa della tartaruga. Questa sarà la testa della tartaruga, l'andremo a mettere qui, schiacciandola bene in modo che stia attaccata. Vedete? Così. Adesso andiamo a creare le quattro zampette, quindi andiamo a fare delle palline di pasta più piccole. E le andiamo a posizionare al fianco, in questo modo, sempre andandole a schiacciare in modo che aderisca e rimanga, così. Poi ne facciamo altre tre della stessa dimensione, una la andiamo a mettere da questa parte, e poi facciamo le ultime due che andremo a mettere in fondo, così, sul retro, in questo modo. E andiamo a mettere anche l'ultima, così, sempre sul fondo. Adesso abbiamo la tartaruga che è pronta, come vedete, c'è il guscio, ci sono le quattro zampe e c'è la testa. Però noi andiamo a fare anche gli occhi della tartaruga, quindi andiamo a recuperare due bacche di ginepro e le andiamo a mettere come occhi. E le andiamo ad utilizzare al posto degli occhi, quindi le andiamo a mettere così. Ecco che la nostra tartaruga ha anche gli occhi, quindi vedete che ho messo gli occhi, ci sono le quattro zampette, c'è il guscio. Adesso non ci resta che andare ad infornare tutto per circa, direi, 20 minuti, 30 minuti, a seconda del vostro forno, alla massima temperatura. Fate attenzione che non si bruci, perché la pasta sfoglia è abbastanza sottile. Ecco, questo è il risultato finale. Come vedete, la nostra tartaruga è pronta per essere consumata. Sono sicura che un piatto del genere presentato a una tavola farà la sua figura. Vi mando un bacio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!